Ragazzi, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Vedete ovviamente che ho cambiato armatura. Beh, allora, sono andato per avere questa armatura. Sono andato dal mercante di Mayula, che è quello che vende Maulin, quello che vende armi. E ho speso 16.000 anime da lui in totale. E in pratica, dopo che sarà nel falò, aggiornerà il suo listino di vendita e venderà anche questa armatura che è piuttosto ottima. Mentre se andrete da lui dopo aver speso 16.000 anime, se andrete da lui con 0 anime, lui e gli parlate, fate parla, e lui avrà compassione per voi e vi darà e vi darà un'armatura invisibile, quella di Aurus, che in pratica sarebbe questa qua invisibile. Non la metto perché tanto è invisibile, non si vede, come se fossi nudo. Che però è... Allora, la protezione è buona. E poi... Allora, la protezione è piuttosto buona. E in più vi fa in modo che portiate più peso. Allora, oggi affronteremo il boss chiamato Cavaliere dei Raghi. Bene, uno è andato. L'altro dovrebbe essere facile. Oh, quasi. Tanto. Ormai il boss non ha più segreti. Pensavi di avermi ucciso. Globo dell'occhio blu, bene. Comunque sì, ho farmato un po' di anime così. Ho farmato un po' per... Anche... Cioè... Sapete che mi sono unito al patto del... Ah, mi sono unito al patto delle sentinelle blu? Che dovrete prima aiutare qualcuno online e avere un segno, che avrete un segno di fedeltà. Se avrete un segno di fedeltà e gli parlate, lui vi permetterà di unirvi al patto. Che in pratica, se avrete anche l'anello, il sigillo del guardiano, verrete invocati automaticamente nel mondo di un altro giocatore che è un apostolo del blu, cioè che è nella via del blu, non nelle sentinelle. E in pratica, vabbè, poi c'è anche l'arena e potete invadere col l'occhio dell'occhio, che sì, col globo dell'occhio blu incrinato. Sì, ma visto che sono stato 2 giorni così a cazzeggiare qui in giro e non mi hanno evocato neanche una volta. Sì, ma però comunque è pesante. Sì, è tanta. Devi far tanto per completarlo tutto il patto. Gli altri sono tanto meno impegnativi. Se fate conto che dovete vincere 500 scontri per completarlo tutto. Però c'è, cioè, il premio è bello. Vita Grey, quello là che ci diceva su roba, ci dà il suo set e anche una magia. No, cioè, sì, anche una magia. Teppure curativo, che è un miracolo che cura te e i tuoi alleati. Ora affrontiamo questo tizio qua, tutto bianco. Ah, ho avuto... Aia, mi sono distratto. Nel frattempo sono riuscito a prendere l'armatura di questi tizi qua, tutta tranne i gambali. Oh, mi ero dimenticato che non si fanno backstabbare. E mi mancano i gambali, cavolo. E qui c'è un forziere. Pesa così tanto? Oh, anello del vincolo. L'anello del vincolo, se siete alle prime armi, no, se avete appena cominciato il gioco, è molto utile, molto, molto. Perché? Ok. Allora, e sì, concludiamo il discorso. Perché? In pratica riduce... Quando morite, sapete che è perché che riduce la vita massima? Se lo avete... Allora, riduce l'effetto della maledizione. Cioè, non si ferma a metà vita, ma si ferma all'80%, quindi è piuttosto utile. Ma visto che io qua ormai muoio poco, non è neanche tutto sto utile. Dovete girare in tondo. Anche se è un bel raggio sto tizio. Oh, li tolgo abbastanza. Sì, vabbè, dai, però, è una barzelletta, li giri intorno. Sbaglio, non si sente il rumore del colpo? Ah no, sono io che sono ubriaco. Sono io che sono
Oh, guardalo, guardalo. È tutto. Non si sente il rumore del colpo un cazzo. È tanto potente. Cioè, sembra potente. Hai visto? Quello che fa tipo cenno quando colpisce, fa tipo cenno che tira e colpisce ancora, invece non fa un cazzo. Mancato. Dai, è piuttosto facile anche la prima volta. Allora, la prima volta che ho giocato sono morto una volta sola. All'inizio perché non capivo ancora. Ecco, ho già fatto. Quanto è durato lo scontro? Un minuto neanche? Ok, 12.000 anime più l'anima del cavaliere dei draghi. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Di qua. Beh, ovvio che se non attivate. Se non usavate quelle leve, l'arena di combattimento era più stretta e potevate buttarlo giù. Guarda quello là che sei un po' incazzatino. Ah, dopo che l'avete sconfitto, i cavalieri di Aide, quelli bianchi, si alzano e vi attaccano anche se a caso così. Quindi si sono incazzati, non so perché. E che è questa qui che loda il sole? Licia. Ah, Licia di Lindelt. Vende miracoli. Parla. Sì, parlate sempre. Che magari vi danno qualcosa. Ah, se avrete tipo 40 di fede, vi dà un buon. Come dire? Ah, anello 28.000. No. Lancio del fulmine 22 di fede. 22 di fede. Noi ne abbiamo 14. No, 12, ancora peggio. Forza, preghiera purificatrice. Vita fulgida. Rigenerazione, strato di guarigione, guarigione medica, ok. Sì, ok, non me ne frega niente. Vabbè ragazzi, ho voluto solamente fare il boss questa volta, anche perché ho già giocato oggi con Mistrelle e basta. Quindi ci vediamo al prossimo episodio e spero di poterlo fare il prima possibile. Ciao a tutti!